Educazione e conoscere Yudud, i sacri confini, asseriva Lallatam, direttrice della scuola coranica, dove all'età di 3 anni fui mandata a raggiungere i miei 10 cugini. La mia maestra aveva una frusta lunga e minacciosa, ed io ero perfettamente d'accordo con lei su tutto: i confini, i cristiani, l'educazione. Essere musulmani e rispettare Yudud sono una cosa sola, e per un bambino rispettare Yudud significa obbedire. Io desideravo tremendamente di compiacere Lallatam, e una volta che lei non era a portata d'orecchio, chiesi a mia cugina Malika, di 2 anni maggiore di me, se poteva mostrarmi il punto esatto dove si trovavano i Udud. Mi rispose che lei per certo sapeva una cosa sola, che tutto sarebbe filato liscio se avesse obbedito alla maestra. Hudud era tutto quello che la maestra proibiva. Le parole di mia cugina mi aiutarono a rilassarmi e cominciai a godermi la scuola. Ma da allora cercare i confini è diventata l'occupazione della mia vita. L'ansia mi divora ogni volta che non so individuare con esattezza la linea geometrica che determina la mia impotenza. Nata nel 1940 a Fès, città del Marocco settentrionale, durante il periodo di protettorato francese, Fatima trascorse la sua giovinezza nell'harem di famiglia, appartenente alla borghesia cittadina. Completati gli studi in Marocco, si trasferì prima in Francia e successivamente negli Stati Uniti, dove ottenne un dottorato di ricerca in sociologia alla Brandeis University nel 1974, iniziando a interessarsi di confini sacri, di silenti regole scritte nello spazio e nelle pratiche quotidiane, di visioni del mondo legittimate dai testi sacri dell'Islam, che davano forma a quelle relazioni di genere che, prima di diventare l'oggetto delle sue riflessioni, facevano parte del suo vissuto. Hudud per eccellenza, o confine assoluto, era il nostro portone di casa. Il portone della casa era un gigantesco arco in pietra con enormi battenti di legno intagliato. La sua funzione era quella di tenere separato l'harem delle donne dalla strada in cui camminavano uomini strani. Da questa separazione, ci veniva detto, dipendevano l'onore e il prestigio dello zio e di papà. Il portone di casa ci proteggeva inoltre da quegli stranieri che se ne stavano qualche metro più in là, su un altro confine, non meno pericoloso e affollato, quello che divideva la nostra città vecchia, la Medina, dalla nuova città francese, la Ville Nouvelle. Dato che abitavamo al confine tra la città vecchia e quella nuova, potevamo vedere la differenza tra la nostra Medina e la Ville Nouvelle dei francesi. Le loro strade erano larghe e dritte e di notte si illuminavano tutte di luci sfavillanti. Papà diceva che sperperavano l'energia di Allah perché la gente non ha bisogno di tutta quella luce in una comunità sicura. Avevano anche delle auto veloci. Le strade della nostra Medina invece erano strette, buie e a serpentina, così tortuose che in quelle spire le auto non potevano entrare e gli stranieri che avessero osato avventurarvisi non avrebbero trovato il modo di venirne fuori. Questo era il vero motivo per cui i francesi si erano costruiti una città nuova tutta per loro. Dover vivere nella nostra li spaventava. Nella Medina la maggior parte delle persone andava a piedi. Papà e lo zio possedevano dei muli, ma i poveri come Ahmed avevano solo degli asini. Donne e bambini dovevano andare a piedi. I francesi avevano paura di andare a piedi e stavano sempre chiusi nelle auto. Anche i soldati se ne stavano in auto quando le cose si mettevano male. Questo per noi bambini costituì un motivo di sorpresa, perché ci rivelò che anche i grandi potevano aver paura, proprio come noi. In più, questi grandi che avevano paura se ne stavano fuori e presumibilmente erano liberi. Gli stessi potenti che avevano creato il confine ora lo temevano. La Ville Nouvelle era il loro harem. Proprio come le donne, non potevano camminare liberamente nella Medina. Quindi si poteva essere potenti e allo stesso tempo prigionieri di un confine. Mia madre mi raccontò che un giorno, nel gennaio del 1944, il re Mohammed V, sostenuto dai nazionalisti di tutto il Marocco, andò dal capo amministratore coloniale francese, il Resident General, per porgergli formalmente una domanda di indipendenza. Il Resident General ne fu sconvolto. «Come usate voi marocchini chiedere l'indipendenza?» deve aver gridato, e, per punirci, comandò ai soldati di attaccare la Medina. I carri armati si aprirono una strada e si spinsero fra le viuzze tortuose fin dove poterono arrivare. Il popolo rivolse preghiere in direzione della Mecca. Migliaia di uomini recitarono la preghiera dell'ansia, che consiste in una singola parola ripetuta per ore ed ore, quando si trova a fronteggiare una catastrofe. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, o tu, il benevolo, Latif, è uno dei 100 appellativi di Allah, il più bello di tutti, secondo la zia Abiba, perché lo descrive come fonte di tenera compassione, che sente il dolore umano e viene in soccorso. Ma i soldati francesi, armati e intrappolati nelle stradine tortuose, circondate dai canti di Ya Latif, ripetuto per migliaia di volte, si innervosirono e persero il controllo.
Cominciarono a sparare sulla folla che pregava e nel giro di pochi minuti i cadaveri caddero uno sull'altro proprio sulla soglia della moschea, mentre all'interno continuavano i canti. Mia madre dice che a quel tempo io e Samir avevamo appena 4 anni e nessuno si era accorto che stavamo guardando fuori dal portone, mentre tutti quei cadaveri intrisi di sangue, vestiti con la ciallabiglia bianca, la veste rituale per la preghiera, venivano riportati alle loro case. Per molti mesi tu e Samir avete avuto incubi, diceva mia madre, e non potevate più vedere il colore rosso senza correre a nascondervi. Abbiamo dovuto portarvi al santuario di Mullah Idris molti venerdì di seguito perché gli sharif, uomini sacri, vi proteggessero dal male grazie ai loro rituali. E io dovetti mettere un amuleto coranico sotto il tuo cuscino per un anno intero prima che tu tornassi a dormire normalmente. Dopo quel tragico giorno, i francesi cominciarono ad andarsene sempre in giro con le armi bene in vista, mentre mio padre dovette rivolgersi a molte conoscenze per avere il permesso di tenere il suo fucile da caccia, permesso che gli fu accordato solo a patto che quando non era nella foresta tenesse l'arma sotto chiave. Le alte mura dell'abitazione rendevano l'intimità della vita nell'harem invisibile all'esterno e racchiudevano l'onore della famiglia, di cui le donne erano le custodi, onore che, prima di farsi materia nell'architettura delle case, è vissuto dai loro corpi resi privati dall'uso di un velo. Le norme sociali vengono così incorporate e l'ordine sociale è mantenuto anche nello spazio pubblico. Uscire dall'entrata principale non era però l'unico modo di attraversare i confini. Salite le scale fino al terzo piano, le donne della famiglia e i bambini, tra cui Fatima, raggiungevano la terrazza dove si ritrovavano per trascorrere lunghe ore tra narrazioni di storie e racconti e rappresentazioni teatrali con la regia della cugina Shama. Il repertorio andava da episodi delle Mille e Una Notte alla messa in scena delle vite di figure religiose come Aisha, moglie del profeta, o di femministe arabe come l'egiziana Huda Shahrami. La festa dell'infanzia di Fatima Mernissi è una città in cui tradizione e modernità, Oriente e Occidente, sono a stretto contatto e in cui le due culture si intersecano anche all'interno dell'harem. Il venerdì era l'unica occasione in cui i giovani concedevano un tocco di tradizione al loro abbigliamento. Invece di andare a capo scoperto, indossavano il triangolare berretto di feltro che era ormai divenuto popolare fra i nazionalisti egiziani. In tempi di agitazione, quando la polizia francese diventava isterica, questi berretti potevano mettere nei guai, perché il cappello di feltro aveva fatto furore per la prima volta nella Medina dopo che Alal al-Fasi, un eroe nativo di Fes, più volte imprigionato e condannato all'esilio per la sua avversione alla presenza francese in Nord Africa, era apparso indossandone uno alla moschea di Al-Karawiyyin. Tempo dopo, quando il nostro re Muhammad V indossò quel berretto di feltro, elegantemente spinto all'indietro sulla fronte serena, in occasione di un incontro ufficiale con il residente generale a Rabat, gli esperti di affari arabi di tutto il mondo conclusero che, per quanto riguardava i loro interessi, da lui non ci si poteva più aspettare nulla di buono. Qualunque re metta da parte il turbante tradizionale a favore di un sovversivo cappello di feltro, non è più degno di fiducia. In ogni caso, tradizione e modernità coesistevano armoniosamente, sia nell'abbigliamento della gioventù che in casa nostra, durante le sedute di ascolto delle notizie nel salone degli uomini. Prima, ognuno ascoltava la radio sia in arabo che in francese. Poi, mio padre la spegneva e il gruppo ascoltava i giovani che leggevano e commentavano la stampa. Veniva servito il tè e io e Samir, era inteso, dovevamo stare a sentire senza interrompere troppo. Tuttavia, spesso premevo la testa contro la spalla di mio padre e sussurravo: chi sono gli alemanni? Da dove vengono? E perché fanno la guerra coi francesi? Dove si nascondono se al sud ci sono i francesi e al nord ci sono gli spagnoli? Papà mi prometteva sempre di spiegarmi tutto più tardi, quando saremmo stati soli nel nostro salone. E me lo spiegò molte volte, ma io rimasi sempre confusa. E così Samir, a dispetto di tutti i nostri sforzi di mettere insieme le tessere del puzzle. E andare al cinema era un evento entusiasmante dall'inizio alla fine. Le donne si vestivano come se avessero dovuto sfilare per la strada senza il velo. La mamma passava ore e ore a truccarsi ed arricciarsi i capelli in una pettinatura incredibilmente complicata. Altrove, ai quattro angoli del cortile, anche le altre erano intente a fervidi preparativi, con i bambini che reggevano specchi e le amiche che davano consigli in materia di collo, rossetti, acconciature e gioielli.
I bambini dovevano reggere gli specchi a mano e inclinarli in modo giusto perché catturassero i raggi del sole. Gli specchi che adornavano le pareti dei saloni non erano di grande utilità perché il sole non li raggiungeva quasi mai, tranne per poche ore al giorno e solo d'estate. Ma alla fine tutte le donne erano agghindate in modo splendido. A quel punto si coprivano completamente dalla testa ai piedi, con il velo e con il haik o la gelabia, a seconda dell'età e dello status. Alcuni anni prima mia madre aveva combattuto con mio padre, prima sulla questione della stoffa di cui doveva essere fatto il velo e poi su quella del haik, il manto tradizionale che le donne dovevano portare quando uscivano in pubblico. Il velo tradizionale consisteva in un pezzo rettangolare di cotone bianco così pesante che anche il semplice atto di respirare diventava una vera impresa. La mamma voleva sostituirlo con un piccolo velo nero triangolare in finissimo chiffon di seta. E mio padre ci diventava matto, è troppo trasparente, tanto vale andare in giro scoperta. Ma presto il piccolo velo, gli tham, diventò una moda, con le mogli dei nazionalisti che lo portavano in giro per tutta Fes, ai raduni della moschea e nelle celebrazioni pubbliche, come quelle in occasione del rilascio di prigionieri politici. Ma lentamente, a poco, il caos delle strade arrivò anche in casa nostra e il pianeta continuò miracolosamente a girare come al solito. Un giorno la mamma apparve con indosso la gelabia di mio padre, col cappuccio rimboccato ordinatamente sulla fronte e un piccolo litham nero triangolare in puro chiffon di seta che pendeva da sopra il naso. Naturalmente chiunque poteva vedere attraverso quel velo e mio padre, arrabbiato, l'ammonì che così facendo comprometteva l'onore della famiglia. Ma l'onore delle famiglie all'improvviso sembrava correre seri pericoli in tutta Fes perché le donne in gerabie e civettuoli veli di chiffon dilagavano per tutte le vie della Medina. Non passò molto tempo che le figlie dei nazionalisti cominciarono a mostrarsi per strada a viso scoperto e gambe nude, in abiti occidentali e distinte borsette alla moda europea. Ovviamente mia madre non poteva sognarsi di adottare l'abito occidentale, tanto conservatore era l'ambiente in cui viveva, ma le riuscì di tenersi la gelabia e il semplice litham di chiffon. Più tardi, nel 1956, appena mia madre udì che il Marocco aveva ottenuto l'indipendenza e che gli eserciti francesi erano in ritirata, si unì al corteo organizzato dalle mogli dei nazionalisti e cantò insieme a loro fino a notte inoltrata. Quando alla fine rientrò, esausto dal camminare e dal cantare, aveva i capelli scoperti e il volto nudo. Da allora in poi non si videro più gli litham neri a coprire i volti delle giovani donne della Medina di Fes. Solo le donne anziane e le giovani contadine appena immigrate in città portavano ancora il velo. Per Fatima e le altre donne e ragazze, l'immaginazione e la fantasia diventano uno strumento di resistenza e di elusione di regole e istituzioni nella cornice spazio-temporale e relazionale della quotidianità, attraverso la rievocazione di mondi altri e di donne. Tutto ciò lo si fa nella terrazza, in uno spazio confinato ma sconfinante, tra le mura domestiche e il cielo. La parola harem, disse, era una leggera variante della parola haram, il proibito, il vietato. Questa, a sua volta, era il contrario della parola halal, il lecito, il consentito. L'harem era un posto dove un uomo dava rifugio alla sua famiglia, alla moglie o alle mogli, ai figli e ai congiunti. Poteva essere una casa o una tenda, e il termine poteva essere riferito sia allo spazio che alla gente che vi abitava. Si diceva l'harem del signor Pinco Pallino per designare sia i membri della sua famiglia che la sua dimora fisica. Riuscii a vederci più chiaro quando Jasmina mi spiegò che la Mecca, la città sacra, veniva anche chiamata Haram. La Mecca era uno spazio dove il comportamento era rigidamente codificato. Nel momento in cui vi si metteva piede, si era vincolati da un gran numero di leggi e di regole. Le persone che entravano alla Mecca dovevano essere pure, dovevano eseguire dei rituali di purificazione e astenersi dal mentire, imbrogliare e commettere azioni dannose. La città apparteneva ad Allah e si doveva obbedire alla sua sharia, o legge sacra, quando si faceva ingresso nel suo territorio. La stessa cosa si applicava a un harem, quando il termine stava a designare la casa di proprietà di un uomo. Nessun altro uomo poteva entrarvi senza il permesso del proprietario, e una volta entrati si dovevano rispettare le sue regole. L'harem aveva a che fare con lo spazio privato e le norme che lo regolano. Senza contare, diceva Jasmina, che per fare un harem le mura non sono indispensabili.
Una volta che si sa cosa è proibito, l'harem è qualcosa che ci si porta dentro. Ce l'hai nella testa, scolpito sotto la fronte e sotto la pelle. Quest'idea di un harem invisibile, di una legge tatuata nel cervello, mi turbava e spaventava. Non mi piaceva per niente e chiesi alla nonna di spiegarsi meglio.